Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio della serie Nordjolm. Oggi ragazzacci siamo appunto all'episodio numero 31 e niente, sono in single player, Marchetto è in ferie. No dai, sto scherzando, Marchetto è dietro a lavorare, lo salutiamo. E niente, quest'oggi appunto, visto che finalmente, diciamo così, abbiamo ricevuto un'offerta sul mais. Meno male, perché infatti sta venendo giù il diluvio, come potete vedere sta diluviando in maniera fuori dal normale. Tutto questo perché abbiamo ricevuto un'offerta, ragazzi, finalmente. Da quant'è che non ricevavamo un'offerta? Dai tempi del Big Bang. Vabbè dai, cazzata a parte ragazzi, abbiamo un'offerta sul mais al Grinds, ce la pagano 1741 per 2 e dura 17 ore. Quindi ragazzi, io come prima cosa appunto sfrutterei, diciamo così, questa offerta per tirarci su un po' di soldini che ci serviranno per espanderci, perché ho intenzione di comprare campi nuovi, ho intenzione di comprare altri 2 o 3 mezzi. Infatti, come potete vedere, qua sto sghittando. Bene, ci vogliono gli sci, non ci vogliono le gomme da neve qua. E niente, andiamo a caricare subito il mais. Cerchiamo di fare più viaggi possibili, ragazzi. Poi ho intenzione di fare un nuovo acquisto. Cioè, vorrei comprare appunto... No, ho sbagliato. Allora, frumento, orzo, colza, mais. Ne abbiamo 664.000 litri, quindi un po'. E niente, come vi stavo dicendo prima, scusate l'interruzione, ho intenzione di fare un nuovo acquisto, cioè di prendere un set di falciatrici per tagliare l'erba, così almeno finalmente potremo finire di tagliare il campo d'erba che abbiamo incominciato tantissimo tempo fa. E quindi insomma andare avanti. Poi se riusciremo con il tempo, andremo appunto a dare un po' di, diciamo così, di mangiare tutto ciò che serve alle mucche, in modo che loro siano sempre a produzione, perché diciamo avere le mucche e non farle produrre è un po' da stupidi. Avevo anche una mezza intenzione di aumentarle, cioè da 50 portarle tipo a 70, in modo tale da far, diciamo così, più concime e liquidi manure, che non guasta. Qua c'è un cartello, lo togliamo dalle palle, giustamente. Allora, il Grinds dovrebbe essere, se non ricordo male, il montacarichi cereale. Oh ragazzi, bisogna fare nafta, 58 litri di nafta rimanente, rimaniamo a piedi e Marchetto non c'è per venirci a dare una mano, quindi ci tocca spingere da soli. Allora, dovrebbe essere qua. Attacchiamo i lampeggianti perché non si sa mai che... No, ho sbagliato, benissimo. Un fail epico. Vediamo un po' di non devastare la recinzione qua del punto di vendita. Facciamoci la nostra pesata. Pesiamo 39.681 e andiamo a scaricare. Vediamo un po' come primo scarico, ragazzi, cosa riusciamo a ricavare. Scarichiamo. Direi che salgono molto bene i soldi, eh. Bene, 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 bene. Vendiamo il più possibile, ragazzi, perché è da parecchio tempo che non ci sono offerte. Quindi qua ci sono sempre le lattughe, ragazzi, è benissimo. Fra l'altro tiravento si sono anche inversate, ma non c'è problema. Facciamo la nostra tara. Siamo a... ecco, lo specchietto è 22.078. E niente, tiriamo giù questo cartello, tanto per... e continuiamo ad andare a vendere. Tanto li vediamo con un po' di letame, l'hanno prodotto molto molto bene.
Vediamo un po' in che stato sono le mucche. Ho sbagliato, eccole qua. Dove siete? Mucche, sempre produttività 110%. Direi che hanno quasi svuotato. Dobbiamo fare il pieno di acqua. Razione mista e paglia. Bene, bene. Già che ci siamo, andiamo giù a fare nafta, ragazzi, perché non vorrei mai rimanere a piedi. 55 litri. Siamo agli sgoccioli. Ma cos'è sta porta aperta? Come mai c'è? No, no, sopra il carro, attenzione. Cos'è sta porta aperta qua? Come mai c'è la porta aperta? Chiudi la porta che fa freddo, che sta nevicando qua. Porca paleta. Un cartello. Bene. Andiamo a far nafta. Ok, arrivati dal benzinero. Facciamo il pieno, ragazzi, perché tanto vediamo la nostra lancetta e i nostri litri che aumentano sul cruscotto. Bellissimo questo trattore qua. Mi piace veramente da matti. Mi parte una barcata di soldi, ma vabbè. Diciamo così che questo trattore qua è quello che lavora di più. A quasi 10 ore di lavoro, quindi tra un po' bisognerà farci il collaudo, cambiare l'olio e tutto, eh. E la Madonna, 400 litri, che cazzo è? Vabbè. 500 litri di gasolio alla Madonna. Sei peggio di una petroliera. Bene. Ok, abbiamo fatto rifornimento, ragazzi. Andiamo a caricare e andiamo a venderci il nostro mais. È venuto verde. Io prima ho preso la multa, ragazzi, perché mi ero dimenticato che in singolo funzionano anche i semafori. E vabbè, pagheremo anche sta multa. Andiamo a caricare. Ed eccoci qua, ragazzi, siamo appunto arrivati al montacarichi cereali per il secondo scarico. Bene. Cominciamo a scaricare, vediamo quanto arriviamo. Comunque, a sto giro, secondo i miei calcoli, dovremmo appunto sorpassare il milione. Che se ci diamo una botta a vendere e facciamo circa 100.000 euro per carro, no, 70.000 euro a carro, non è male comunque, come guadagno non è male. Poi siamo vicini a casa, ragazzi, ci diamo una botta, facciamo su soldi e già che ci siamo aumentiamo anche le mucche, ragazzi, così almeno guadagniamo anche sul latte e non vedo l'ora. Tanto che piove, mi si sono lavati tutti i mezzi, guardate, finalmente si rincomincia a vedere il colore di questo trattore qua, che ormai era color terra praticamente. Quindi se non me li lava la pioggia i mezzi, io figurati. Allora, facciamo presto a caricare, ragazzi. Carica, 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 che il tempo è denaro. Eccoci qua, ragazzi, per il terzo scarico. Vediamo un attimino quanto riusciamo a guadagnare. Cerchiamo di sfruttarla al massimo, quest'offerta qua, perché visto che è arrivata. Allora, scarichiamo, incominciamo il scaricamento. Dai, che sono tutti i soldini che entrano, ragazzi. Ci compriamo tantissimi nuovi mezzi. Porca paletta, campi nuovi, finalmente. Ci espandiamo, ragazzi. Poi arriva la finanza e ci fa il braso di culo e tutto a posto. Ok, 713.000, ragazzi. Io ci darei avanti finché abbiamo frumento, perché
Adesso vediamo un attimino se non sia diminuita, che non sia diminuita, ma boh. Dove diavolo è? Ok, eccolo qua, il mais, vediamo un po' se... No, sempre per due, ottimo ragazzi, andiamo giù, la sfruttiamo del tutto. Finché abbiamo mais nel silos, perché conviene, conviene. Bene ragazzi, siamo al decimo scarico, stiamo appunto andando a scaricare il nostro decimo cassone di mais. E niente, non ho ancora visto quanto siamo, ma dovremmo essere più o meno intorno al milione. Ora stacco l'UD, così almeno vediamo. E sì, infatti 9, 970. E allora con questo carico qua, ragazzi, festeggiamo il milione finalmente. Finalmente, visto che adesso ragazzi non piove più, ci sono le mucche da rimpinguare, se avanza tempo ragazzi compreremo un altro campo. Devo ancora valutare bene quale, ma penso che il prossimo sarà il 34, non lo so. Devo darci ancora un'occhiata, devo valutare ancora bene perché diciamo non è facile, non so se prendere un campo vicino, diciamo così, all'area biogas e incrementare il, diciamo così, i campi per il mais. Niente, vedremo un attimino cosa fare. Nel frattempo, torno a ripetere, se visto che non piove più, andiamo a fare un carico di barbabietole che appunto porteremo alla nostra mixing plant. Così almeno farà la razione mista per le mucche. Vediamo di non affrassarci nel frattempo. Sarebbe anche una cosa, diciamo così, valida. Allora, vediamo un attimino qua perché non va più sto trattore. Ok. Dovrebbero essere quelle in mezzo, se non ricordo male. Spegniamo i fari che non servono più. Sì, esatto, sono questi. Ok, facciamo uno o due viaggi, giusto da raggiungere una buona percentuale di riempimento. È molto comoda la mixing plant, ragazzi, eh? Visto che quando non avete tempo di fare razione mista, basta che date le barbabietole alla mixing e fa praticamente lei la razione mista, che riversa automaticamente nella mangiatoia. Quindi voi non dovete fare altro che scaricare barbabietole, quindi 100%, ok, 40.000 litri di barba, andiamo su. Siamo carichi, ragazzi, meno male. Si sente che il trattore fa un poco de fatica. Ok, tanto piazziamo screen, ragazzi. Dai, scatena i tuoi cavalli. Quasi quasi, già che ci siamo, ragazzi, abbiamo un po' di soldi, siamo 1.016.000 euro. Facciamo così, che aumentiamo anche le mucche, così almeno. Scusate, caduta a mezza scrivania, ma è normale. Infatti io nel frattempo ho sbagliato strada, ma non c'è problema, facciamo il giro. Siamo riusciti ad arrivare senza tirar giù nulla, che va bene. Infatti è bella vuota, ragazzi, eh. Proprio bella vuota la mixing. Adesso facciamo una bella manovra, cerchiamo di scaricare senza distruggere niente. Tanto mi chiamano al telefono. Vediamo un po' se riusciamo a fare una bella manovra. No, non ci siamo riusciti, quindi facciamo così che... infatti stavo scaricando praticamente nella carriola. Giusto, eh? Ok, scarichiamo. Vediamo un attimino. 13%, buono. Tanto guardate che si alza. Mamma mia che scarica. 32%. Dai, 40%. Quasi quasi un altro viaggio ci sta. Vediamo un po' se io aumento il tempo. Ah, vedete? Ah, ho capito. Rimpingo praticamente la mangiatoia delle vacche, mucche vacche. Vabbè ragazzi, faccio un altro carico di barbabietole, così almeno poi andiamo giù in farm, carichiamo la paglia. Servirà paglia e acqua.
Eccoci qua ragazzi, abbiamo fatto il secondo scarico di barbabietole nella mixing plant e siamo tornati giù in farm a ricaricare il carro di paglia che adesso verseremo nella nostra stalla perché appunto siamo quasi a corto di paglia. Prima però, visto che ci siamo, aumentiamo un attimino le mucche, così almeno ce la fa scaricare tutta, visto che abbiamo fatto un cassone pieno, 60, arriviamo a 80, dai. Ma anzi, 100. Abbondiamo, dai. E 100 mucche, ragazzi, meno male. Ce la faremo a sfamarle tutte, ma io penso proprio di sì. Scarichiamo la paglia. E niente, vediamo un attimino se ce la fa scaricare tutta, ma presumo di sì, perché non è che ne avevamo poi tanta. Penso di sì, anzi. No, non l'ha fatta scaricare tutto. No, sì. Sta scaricando. Ottimo. Ok. Adesso ragazzi ci sarà bisogno di acqua. Razione mista, siamo a posto. E adesso vediamo un attimino come siamo messi con... No, ho sbagliato tasto. Come siamo messi con le mucche. Siamo produttività al 110%. Abbiamo... Con 5 liquido 36.000 litri, buono, ottimo. Concime solido 29.000, mangiatoie razione mista 57.000. Infatti pecchiamo un po' di acqua, ragazzi. 27.000 litri di latte già hanno fatto, molto molto buono. Andiamo subito a posteggiare il nostro amato Deutz. Guardate che driftata che tira, come mai? Sono senza peso? No, cerco il peso. Vabbè. Così almeno poi andiamo a raccattare la botte sparsa nei meandri della Nordsjöholm. Sarà ancora sicuramente bagnata, visto che si è fatto, diciamo così, dei bagni lungo il fiume, da Marchetto 87. Diciamo che l'ha lavata, ecco. Beh, adesso è bella pulita questa botte. Solo che dentro sarà ancora umidiccia. Ok. Posteggiamo qua. Andiamo a prenderci la nostra amata botte. È partita, ragazzi. È già un miracolo. È già un miracolo. Ok. Andiamo a caricarci di acqua. Cerchiamo di non tirare giù capannoni e quant'altro, perché sennò poi... No, i silos dovrebbero rimanere interi, eh? Ecco, giusto. Piano, a modo, sennò faccio come Marchetto 87, che l'acqua la carica, no! Direttamente, giusto. Come mai non frena un cazzo? Ok. Cerchiamo di metterci bene dietro. Ma siamo già pieni di acqua? Perché non mi fa ricaricare? Si vede che non ho preso bene il trigger. Vabbè. Ok. No, non mi fa ricaricare. Per quale motivo? Le mettiamo LUD. Siamo pieni. Epic fail. Vabbè, ragazzi. Succede, dai, avevo LUD disinserito e... Va bene ragazzi, vi taglio la strada fino a su in stalla, così almeno non vi annoio. Ci vediamo dopo quando siamo arrivati su. Eccoci qua, arrivati ragazzi, ci avviciniamo bene alla nostra, diciamo così, come si può chiamare, vasca dell'acqua. Ecco, senza tirarla giù però. Voilà, allora. Ricarica acqua e scarica acqua, quindi Q scarichiamo. Già che ci siamo, ragazzi, facciamo anche un'altra cosa, visto che siamo qua dalle mucche. Ecco, ho sbagliato. Porca paletta, merdaccia. Visto che siamo qua dalle mucche, ragazzi, finito di scaricare l'acqua, vediamo se innanzitutto ce la fa scaricare tutta. Finito di scaricare l'acqua. Visto che siamo dalla cisterna del latte, ci carichiamo un po' di latte e incominciamo con il latte UHT.
4, 3, 2, 1 e 0. Ok. Ricarichiamo la cisterna di latte. Ok, buono. Infatti qua adesso spunta il segno del latte. Ma con 5.000 litri penso che già vada bene. Ok. Ci portiamo giù dalla Milk Max e incominciamo anche con il latte omogeneizzato, che ce lo pagano molto bene, ragazzi, eh? Molto molto bene. Bene, avevamo 1.000.000, adesso 891.000, vabbè, abbiamo comprato un po' di vacche, di mucche mucche vacche a due zampe, ragazzi, sempre. Allora, per ricaricare la milk dobbiamo metterci qua. E qua. Ricarica milk tank con tasto R. Perfetto. Andiamo a vedere dal computerino cos'è che ci dice. Al 18%, 20% siamo arrivati, ma va benissimo, eh. Ok, ragazzi. Adesso ragazzi valutiamo un attimino insieme quale campo possiamo prendere, visto che ci siamo, diciamo così, sviluppati in zone limitrofe alla farm e in zone limitrofe al biogas. Mi piacerebbe prendere il campo 34 o addirittura, non so manco io, il 39, non lo so. Non ho idea, se non ricordo male il 34 dovrebbe costare su intorno ai 100.000 euro. 100.000 euro, o compriamo il 27, ce l'abbiamo già, ed è tutto seminato, asilato. Quindi ragazzi, sì, dai, facciamo così, prendiamo il campo 34, così almeno abbiamo, mi sembra di ricordare che sia sui 3 ettari, se non ricordo male. Posteggiamo la nostra botte e ci dirigiamo su a fare l'acquisto. E poi ragazzi, ah, c'è ancora un po' di paglia qua dentro, non l'aveva scaricata tutta, vabbè. Ci dirigiamo su a fare l'acquisto perché ormai il nostro tempo è quasi quasi ultimato. Velocità massima, ragazzi, abbiamo la speed player. Ok. Acquistiamo il terreno. Sì, infatti, mi ricordavo bene, 3 ettari intorno ai 100.000 euro. È un bel investimento, ragazzi, però è da fare. Dobbiamo espanderci ed è giusto così. Quindi dai, lo compriamo. Da 1.000.000 che avevamo, siamo rimasti con 800.000 euro. Diciamo così che è stata una giornata sì redditizia, però anche fatta di spese. Ok, andiamo a vedere un attimino la vasca del piscio, è il 4%, quindi hai voglia a riempirlo tutto. Poi ragazzi, una volta che saremo pieni, che porteremo, diciamo così, tutti gli animali a massimo regime, quando saremo pieni con le varie cisterne del liquido manure, tramite la botte faremo dei viaggi e le scaricheremo in questa, diciamo così, in questa vasca. Ce ne sta addirittura, vedo numeri a 6-7 cifre, quindi ce ne sta parecchia. Quindi penso che quando saremo pieni lo useremo come punto di. Ah, abbiamo trovato anche una moneta, ragazzi, che culo! Lo useremo appunto come punto di stoccaggio del liquido manure. Ok, ragazzi, anche per oggi penso che un po' di lavoro l'abbiamo fatto. Abbiamo finalmente sfruttato l'offerta. La prima offerta che non si vedeva da secoli ormai qua sulla Norgelm del mais. Spero che ce ne saranno tante altre perché ho diciamo così tantissime colture da vendere, perché abbiamo 778.000 litri di frumento, 700.000 litri e passa di orzo, 700.000 litri di colza, barbabietole da zucchero abbiamo 480.000, quindi penso è buono che faremo per il prossimo episodio, magari semineremo
Le patate al campo 39, faremo silato, sì, penso che il campo 39 che abbiamo acquistato, il 34, scusate, campo 34 che abbiamo acquistato, lo faremo tutto a patate, quindi ci sarà da suicidarsi. Ben venga, Marchetto, ti aspetta una bella raccolta di patate, mi raccomando, preparati. Va bene ragazzi, dai, anche per oggi il nostro tempo ormai è finito ragazzi, mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un like, seguite la pagina Facebook sia di AgriTeamVigi e la mia per sapere quando registreremo sul server, anche per tenervi, diciamo così, per tenervi aggiornati su tutte le varie novità per quanto riguarda la serie. Quindi ragazzi, mi raccomando, spolliciate, iscrivetevi, ci sentiamo alla prossima e bella, ciao a tutti!